Popolare Network, 18 e 37 minuti in questo istante. Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici, buonasera. Calcio, curve, ultras, antisemitismo, Anna Frank, stiamo parlando da una mezz'oretta ormai di tutto questo. Lo spunto ovviamente sono le figurine raffiguranti Anna Frank, bambina ebrea simbolo della Shoah, morta a Bergen-Belsen, con la maglia della Roma, iniziativa della tifoseria laziale, che voleva così insultare gli avversari romanisti. L'episodio ha destato un grande clamore anche per le proteste della comunità ebraica. Il presidente della Lazio Lotito è andato alla sinagoga questa mattina a Roma a portare una corona di fiori, ha annunciato che insomma organizzerà un'iniziativa che porterà 200 tifosi laziali l'anno a visitare il campo di concentramento di Auschwitz. La squadra, la prossima partita, la Lazio scenderà in campo con l'effigie di Anna Frank sulla maglia. In tutti gli stadi d'Italia si leggerà un brano del diario della ragazzina tedesca. Giusto, sbagliato, efficace, utile, inutile, dannoso. Cosa ne pensate, ascoltatori? E se poi 80.000 persone fischiano la lettura del diario, che cosa abbiamo ottenuto? Prima di continuare con voi, do il benvenuto a un altro ospite che è Carlo Balestri, organizzatore da ormai 20, 21, adesso ci facciamo dire bene, anni dei mondiali antirazzisti, e non vi sfuggirà, insomma, perché lo abbiamo invitato. Buonasera, benvenuto. 21 comunque, buonasera a tutti. 21 lo scorso, quindi 22 i prossimi mondiali? Perfetto, sì. Ok. Ecco, allora adesso siamo tutti scandalizzati perché le curve sono razziste e antisemiti. Un po' una sollevazione a comando questo scandalo generale, cosa ne pensa? Beh, che insomma ogni 2 o 3 mesi viene fuori il problema, credo che non che sia un problema che continuiamo ad avere, che nel momento in cui prende la piega giusta, finisce sulle prime pagine dei giornali, poi dopo viene regolarmente dimenticato. E soprattutto non vengono fatte le misure adatte per poter cercare di risolverlo, insomma. Io nel senso che per esempio la reazione, queste reazioni insomma messe in campo a caldo, la lettura del diario di Anna Frank o durante la partita, le magliette con l'effigie di Anna Frank, o a che cosa si riferisce? Oppure i DASPO e le che cos'è che non è efficace, non è giusto secondo lei? No, non è efficace nel senso che bisognerebbe prendere e fare delle misure di intervento sociale di medio, educative anche di medio e di lungo periodo. Vuol dire che non è un paese delle emergenze dove viene fuori un problema perché è stato posto davanti ai media, quel problema va risolto subito, immediatamente, con un atto forte di questo tipo, che siano i DASPO, che sia Anna Frank, che sia la maglietta, e poi dopo rimettiamo tutto a posto, mettiamo tutta la polvere sotto il tappeto e ricominciamo da capo finché non viene fuori il problema, e che non viene mai invece affrontato in una maniera insomma più di prospettiva, in maniera anche educativa, mi sembra, per le nuove generazioni, per chi arriva, per chi c'è, per chi dovrebbe continuare ad esserci. Ma in maniera educativa intende negli stadi o in generale? Ma in generale può essere anche negli stadi, cioè la forza che possono avere alcuni testimonial è, per cui alcuni dei simboli del calcio, può essere evidente, però non può essere fatta in maniera sporadica. Non può andare un Totti, come è stato in passato, una volta ogni 3 anni a parlare di una volta una lezione di antirazzismo e poi dimenticarsene per altri 10 anni. Cioè, il concetto è che se vogliamo da questo punto di vista lavorare bene, ci sono fior di progetti, noi stessi come WISP avevamo portato avanti 2 anni fa con la Lega Calcio di Serie A, un progetto che si chiama Il Calcio Storia, che partiva proprio dalla rivalutazione di storie esemplari di integrazione o anche storie di paradossali in cui l'integrazione non c'è stata, non so, cioè
uno degli esempi classici era quello di Arpad Balz, per cui di un allenatore che ha vinto più di Mourinho in Italia, che è stato dimenticato da un giorno all'altro perché sono i fondi crematori ad Auschwitz. E noi abbiamo fatto un percorso educativo coinvolgendo le società sportive in tutta Italia attraverso la Lega Calcio di Serie A, avevamo utilizzato i testimoni, avevamo fatto un percorso che durava tutto un anno in 16 scuole italiane, e di 16 città italiane dove c'erano le società di Serie A. Avevamo anche collegato le società di Serie A a questo lavoro di carattere educativo. Tutto questo poi è durato un anno e poi è morto perché forse conta di più la battaglia sui diritti TV, litigare per questo all'interno dell'assemblea di Lega di Serie A, piuttosto che pensare che oltre ai soldi, all'impresa che hanno indubbiamente, che è valutabile anche in alcuni miliardi di euro, hanno anche una responsabilità sociale da cui non si devono sottrarre, non possono sottrarsi un giorno all'anno perché la loro tifoseria ha fatto qualcosa di male, devono essere sul pezzo tutto l'anno. Lei è tanti anni che insomma osserva, monitora e anche interviene, come raccontava, su questi fenomeni. Le sembra che la situazione da questo punto di vista stia migliorando, peggiorando, sia sempre uguale? Credo che negli stadi ci sia, alzando il livello del controllo, vabbè, adesso hanno abolito la tessera del tifoso, nel giro di 3 anni forse l'aboliranno, perché non è vero che è stata abolita, però c'è stata un'attenzione maggiore all'interno degli stadi, per cui un maggiore controllo, maggiore capacità repressiva, eccetera, eccetera, però non si è agito sul comportamento e sugli atteggiamenti, mutando il comportamento e gli atteggiamenti. Per cui chiaramente nella società italiana, nell'ultimo periodo, c'è invece una legittimazione anche di alcuni comportamenti razzisti che passano attraverso la paura dell'invasione straniera, soprattutto dei rifugiati, eccetera, eccetera, e anche attraverso il fatto che banalmente lo Ius Soli, secondo un sondaggio di Repubblica, che era accettato dal 70% della popolazione non più tardi di un anno e mezzo fa, adesso sono solo il 52% a considerare lo Ius Soli come una legge da approvare, gli altri la considerano invece una legge da non approvare. E questo è un cambiamento anche della società italiana, che ha a che fare con un pregiudizio forte, una paura forte, e va combattuta. Caro Balestri, grazie. Grazie a voi. Buona serata.